oltre il contributo che ha dato oggi, il Posimato si è speso molto su di noi. Vorrei però ringraziare tre persone che qui non parlano oggi, ne sono. Lauro Bonfiglioli, che da 3 anni tiene il blog Diritti della Quota, che da 3 anni ha 3 milioni di accesso. Oggi non so se c'è, non l'ho visto, ma è stato quello che da 3 anni ci ha permesso di continuare questa lotta. Stesso discorso vale per Franco Spirito, che qui è presente, e per Antonio Busato, che dovrebbe essere presente e che si è occupato in questi giorni insieme a Tatiana, a me, a Venere, ad Antonio Pane, a Marcella Raioli e ad altri, di fare che questa manifestazione fosse grande. Io credo che dopo tanti anni una manifestazione a fine agosto di tante persone non si è vista. Vorrei dire solo 2 cose. I conti che dicono sono falsi. Non è possibile che noi siamo 9.000. Tanto per capirci, Venere a settembre andrà in pensione perché gli hanno riuscito la 104. Qui ci sono tanti altri che per fortuna loro, per fortuna per modo di dire, perché hanno parenti che stanno male, che a settembre gli è stato riconosciuto di andare in pensione. A settembre altri colleghi sono andati in pensione. L'unico dato accettabile può essere quello del Ministero, perché l'INPS non sa nemmeno chi è nato nel 1952. L'INPS non ha i dati dei nostri pensionisti. Gli unici che li hanno sono quelli del provveditorato, gli ex provveditorati, l'ufficio pensioni, perché noi anni fa eravamo all'EMPS, EMPAS, adesso l'INPDA. Per cui i dati certi non li sa nessuno, o meglio li nascondono, perché è vergognoso che lo stesso Stato non riesca a trovare i 5.000, 3.000, 2.000 persone che sono nati nel 52 e che avevano nel 2012 almeno 36 anni di contributo. Basta un computer in 5 minuti. Lo Stato paga milioni di pensionati, ma siamo con 800.000 insegnanti, non riescono a trovare 4.000, 5.000 dati di pensionati. È una vergogna questo, per dire che sono spudoratamente falsi. L'altra cosa, lo diceva in Posimato, per cui cerco di non ripetermi, la ragioneria dello Stato dovrebbe finire dentro, perché le stime che hanno fatto per i pensionati, gli esodati, scusate, erano false. Avevano previsto 55.000 esodati, sono arrivati a 170.000. Se un nostro studente sbagliasse di un decimo, noi gli mettiamo 2. Questi devono mettere la testa sottoterra ed essere licenziati. Stesso ragionamento vale per l'INPS. L'INPS ha stimato che il risparmio della riforma maledetta Fornero fossero 20-25 miliardi. I dati della stessa INPS sono 90 miliardi. Ora ditemi se questi stronzi e deficienti possono fare dei conti. Non è possibile affidarsi a questi ignoranti, non è possibile, dovrebbero finire in galera perché dichiarano dati falsi. Non voglio raccogliere applausi, visto loro, però una proposta vorrei fare. Io sono contento che sono venuti i sindacati, però una cosa bisogna dirlo: non ce l'ho con i sindacati. Io sono dei COPS, lo sapete tutti, non voglio parlare dei sindacati. Ognuno si tiene i sindacati che vuole. Sono contento che sono qua. Però una cosa vorrei dire. In questi 3 anni, ma perché non hanno chiesto un incontro al Ministero, visto che loro sono rappresentativi? Perché non hanno sposato questa causa? Perché non si sono schierati a difesa di quota 96? Perché hanno aspettato che quota 96 si stesse per risolvere e 2 giorni prima la Camusso e gli altri hanno detto: se risolvete il problema di quota 96, anche gli altri nati nel 52, non della scuola, devono essere assunti. È una vergogna, perché potevano aspettare 5 giorni. 5 giorni, bastavano 5 giorni, e poi si alleavano con noi che siamo disponibili a difendere tutti i lavoratori. Dovrebbero vergognarsi. Un sindacato che fa questa scelta è venduto, ma non perché io ci abbia con la Camusso. Una,
Una cosa così non la dice la persona più ingenua del mondo. Che lo dica la Camusso è una cosa vergognosa. Dopodiché io invito tutti a venire da noi, a venire con noi, perché tre anni di lotta non significa solo questa manifestazione. Dovrebbero imparare da noi tutti, 3 anni così di lotta, un piccolo gruppo, anche se diviso, è riuscito a portare in piazza tante persone. Abbiamo dato una lezione di democrazia a tutti e spero che i lavoratori della scuola, i precari sono qui con noi, non ne hanno bisogno, dobbiamo ringraziarli. I precari sono stati uno degli artefici di questa iniziativa. Una cosa vorrei dire, cosa facciamo oggi? Oggi, dopo il flash mob, io credo che abbiamo diritto di spostarci da questa piazza. Io come libero cittadino posso girare intorno a Palazzo Montecitorio e vorrei vedere, se andiamo a mani alzate, chi osa frapporsi tra me e il diritto di circolare in Italia. Ma non è questo che vorrei dire. Questo dovremmo farlo, perché nessuno può obbligarci di stare in questa piazza. Nessuna Costituzione italiana obbliga le persone a non muoversi da questa piazza. E su questo io credo che se decidiamo dovremmo avvicinarsi a Montecitorio. Ma lo si fa a mani alzate, a gruppi di uno, a gruppi di due, a gruppi di tre, vorrei vedere se ci vedo. L'altra cosa, a questo punto però dobbiamo ragionare. Dobbiamo ragionare che oggi non possiamo finire. Io invito i sindacati, se interverranno dopo, a indire con tutti noi, con Quota 96 e con i precari, intorno al 20, una giornata di mobilitazione. C'è uno sciopero 17 indietro da qualcuno, io non mi soffermo sugli scioperi, ma intorno al 20 è obbligatorio che la scuola sia in agitazione. Dico il 20 perché le scuole, se non sbaglio, sono scolate 16-17. Il 20 perché nelle scuole non si tengono assemblee di mattina e di pomeriggio, stiamo a scuola un giorno intero perché la scuola è nostra, restiamo a scuola a discutere, facciamoci anche cacciare dalla polizia se necessario. Ma restiamo a scuola un giorno, che sia il 20, il 21, iniziamo a trovare forme di lotta più visibili. L'impatto che abbiamo avuto in questi giorni è notevole. Non lo disperdiamo, non dividiamoci, cerchiamo di essere uniti. Non è una bandiera, non è quella che ci contraddistingue. Cerchiamo di lottare insieme a tutti. Vorrei dire solo una cosa, ci sono tante altre situazioni come le nostre. Dopo di noi, 9.000, 4.000, 3.000, 2.000, quanti siamo? C'è un problema generazionale. Loro hanno diritto di andare ad avere una cattedra definitiva. È una cosa vergognosa che ci sono persone di 40 o 45 anni almeno che da anni gira l'Italia per trovare un posto di lavoro. Ma che paese è? Che paese è un paese che costringe i giovani di 40 anni a non farsi una famiglia? Che paese ha che gente di 50 anni deve ancora cercare un ruolo? Noi abbiamo tanti esodati, si chiamano gli esuberi. Perché non possono andare in pensione? Perché non si ringiovanisce questa classe politica? Dovrebbero vergognarsi. I nuovi, e speravi qualcosa, sono peggio dei vecchi. Bravo. Non basta parlare, non è sufficiente raccontare che la scuola si deve riformare. Renzi ha la stessa linea della carrozza di Berlusconi, dei governi precedenti. Che cacchio ci raccontano? Che facciano le cose serie? Che vengono a discutere la scuola? Che stiano settimane con noi a vedere cosa significa a un insegnante di 60 anni stare con un bambino di 3 anni? Che vengono qua? E finisco per non essere lunghi. Napolitano, credo che quello che ha detto Imposimato è indicativo. Non voglio finire oggi dentro, ve lo dico perché non vale la pena spendere, finire dentro per Napolitano, senza offesa. Ma si possono applicare norme incostituzionali, si possono applicare decreti leggi che non sono validi, l'ha detto Imposimato. Ma che impese siamo se nemmeno del Presidente della Repubblica ci possiamo fidare? Questa è la cosa peggiore.